Un nuovo modello di assistenza sociosanitaria aziendale per le aree interne parte da qui, da Valle dell'Angelo, con l'inaugurazione del hub principale delle botteghe della comunità dell'ASL, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Questo è un esempio davvero straordinario di avvicinamento della sanità ai cittadini. Valle dell'Angelo, che per arrivare solo con la macchina ci vogliono ore. E beh, dare tranquillità, serenità ai cittadini di 27 comuni dell'area più interna della nostra provincia, della nostra regione, è veramente un risultato molto importante. Come vedete c'è l'utilizzo di moderne tecnologie, c'è la possibilità di avere un controllo cardiologico, diabetologico e di senza che ci si sposti da casa o dal proprio comune, c'è la possibilità di fare questo filtro che è poi uno degli obiettivi della medicina di prossimità, cercare di avvicinare le prestazioni ai cittadini nei loro territori per evitare ricoveri impropri negli ospedali, ma anche per evitare disagio. Qui per fare anche una prescrizione bisogna a volte spostarsi di chilometri. In questo modo davvero offriamo un servizio straordinario ai cittadini. In modo particolare in questa struttura qui a Valle dell'Angelo noi abbiamo la presenza di un diabetologo, di un cardiologo, di un neurologo, cioè davvero abbiamo la possibilità di fare delle visite, oltre che dei controlli di laboratorio, la pressione, l'elettrocardiogramma, che veramente sono cose preziose, soprattutto per la popolazione più anziana, che abbiamo una percentuale di ultra sessantenni che è molto elevata. Dunque, davvero è un bellissimo servizio che avvicina la sanità alle persone, ai cittadini più deboli, ai territori più difficili da raggiungere e che offre una garanzia, come dire, di cura, di salute che era inimmaginabile anche qualche anno fa. È una giornata storica perché ritorna un'attenzione forte, concreta e precisa sui cittadini delle aree interne. È il segnale di un cambiamento, di un'inversione di rotta, di una sanità che oltre ad offrire ospedali offre servizi a casa del cittadino. Un giorno importante e storico per l'intero territorio. I cittadini cosa potranno trovare in queste botteghe? Beh, i cittadini troveranno sicuramente un'assistenza infermieristica e nel centro hub un'assistenza specialistica. Il tutto sarà supportato da un sistema di telemedicina che consentirà a distanza di fare esami complessi prima relegati soltanto in ospedale. Sentire parlare di botteghe della sanità è una cosa molto bella, vuol dire che il rapporto deve essere proprio a livello personale. E manca in questi centri, diciamo, distanti dalle unità operative ospedaliere. E quindi è una bella iniziativa, ringraziamo chi ha avuto questa idea e quindi noi saremo attenti e attenzionati rispetto a tutto ciò che succede in questi piccoli centri. Specialmente noi che viviamo in realtà un poco diverse, ma le dobbiamo fare nostre, quindi noi e nostre le faremo. Potranno assicurare anche in piccoli borghi lontani dai grossi centri come questo un'assistenza in continuità dove gli anziani potranno avere negli altri comuni e anche in questo un servizio da parte dell'infermiere di comunità e poi usufruire dei servizi, delle visite specialistiche che saranno effettuate in questa casa di comunità di Valle dell'Angelo che funge da capofila rispetto a tutte le altre. È un altro tassello importante che va incontro alle esigenze delle aree interne per cui siamo particolarmente contenti che oggi si inaugura finalmente questo servizio così importante. Dobbiamo accorciare le distanze tra i cittadini e le strutture, le infrastrutture, vista anche la difficoltà di viabilità che abbiamo, però questo non può essere una scusa, quindi dobbiamo offrire maggiori servizi ai cittadini e proiettarci poi in una sanità innovativa. Questo è lo scopo appunto delle botteghe di comunità che investono tutto il territorio della strategia nazionale delle aree interne, 29 botteghe per fornire appunto ai cittadini un servizio di qualità e soprattutto di prossimità. Una bella giornata per me anche estremamente simbolica dal punto di vista affettivo perché il mio percorso politico e civile è iniziato qui con il primo incarico di segretario di sezione dell'allora Democrazia Cristiana e ho mantenuto sempre saldissime le radici con la mia famiglia, con Valle dell'Angelo. Oggi è una giornata importante perché
nel più piccolo comune della provincia di Salerno, della regione di Campania per numero di abitanti, vengono inaugurate queste botteghe della comunità, che è il modo per avvicinare e rendere la sanità fruibile e vicina ai cittadini di tutti i comuni di questo comprensorio. Un sistema che grazie alle tecnologie più avanzate consente di organizzare un poliambulatorio con diverse presenze di medici specialistici che potranno dare una risposta immediata e funzionale alle esigenze sacrosante di salute degli abitanti dei piccoli comuni. Ma è anche un messaggio importante e simbolico per la Campania, perciò penso che sia un giorno che va sottolineato col sorriso e con grande soddisfazione, ma per l'intera Italia. Noi ci siamo battuti molto per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei piccoli comuni, anche con la legge numero 158 del 2017 che volemmo con Ermeda Realacci, la legge dello Stato che purtroppo è rimasta inattuata, ma che sta soprattutto a indicare un punto fondamentale. I piccoli comuni piacciono e vengono considerati, specie nel periodo estivo, con grande elogio da chi li visita, però poi tutto l'anno la situazione muta. I piccoli comuni hanno bisogno di servizi pubblici che debbono rimanere anche col supporto delle tecnologie, come accade oggi, e vale per i trasporti pubblici, vale per la scuola, vale per gli uffici postali. Hanno bisogno di avvicinare le attività economiche e produttive e migliorare il sistema infrastrutturale. Oggi andiamo in questa direzione, perciò è un messaggio che da Valle dell'Angiolo è molto importante e simbolico. Grazie al sindaco Iannuzzi, al governatore De Luca, al direttore generale della ASL, per tutelare, valorizzare e salvaguardare le comunità e le popolazioni di quella che io ho sempre definito la piccola grande Italia, i piccoli comuni.